Chi di noi non ha sentito parlare di colui che è al timone dell'universo, che guida i pianeti e che conosce il numero dei capelli di ogni essere umano? Lo conoscete voi? È un mistero, Dio? Potreste avere fiducia in un mistero? Confidereste in qualcuno che non conoscete? Che dire di colui che ha creato gli spazi sconfinati dell'universo? Com'è? A chi assomiglia? Certo, è importante dare una risposta a tutte queste domande. Il filosofo Nietzsche, ateo per orgoglio, affermò: «Se Dio esistesse, come sopporterei di non essere io?» Ma nonostante la sua blasfema dichiarazione, non poté tuttavia impedirsi di scrivere una poesia con la quale esprimeva il suo disperato bisogno di conoscere Dio, quel Dio che non voleva accettare. Ecco alcuni versi di quella poesia che Nietzsche intitolò «Al Dio sconosciuto». Ancora una volta con sguardo rivolto innanzi, io levo solitario a te le mani chiedendoti rifugio. Lassù risplende profondamente incisa la parola «Al Dio sconosciuto». Ti voglio conoscere, o sconosciuto, che afferri la mia anima, che la mia vita sconvolgi come una tempesta. Voglio conoscerti e servirti. E voi, cari amici, volete conoscere Dio? Volete conoscerlo per servirlo? Il nostro studio si intitola «Chi è Dio?» e il sottotitolo è il seguente: «Il Dio che si rivela», e si compone di quattro parti. Prima parte, la natura di Dio. Seconda, gli attributi di Dio. Terza, la Trinità. Quarta, la rivelazione di Dio. Dio. Qual è la sua natura profonda? A chi assomiglia? Come descriverlo? Molti anni or sono il poeta Aleardo Aleardi scrisse una poesia nella quale si poneva la nostra stessa domanda: chi è Dio? Prima ancora Sant'Agostino si era posta egli pure la medesima domanda: chi è Dio? Poi, elaborando delle teorie teologiche, aveva creduto di avere totalmente compreso la natura intima di Dio, ma camminando sulla riva del mare, vide un bambino che prendeva dell'acqua del mare con una conchiglia e la trasportava in una piccola buca scavata nella sabbia. Sant'Agostino gli chiese: «Che cosa stai facendo con quella buca?» «Voglio mettervi dentro tutta l'acqua del mare», rispose. Sant'Agostino capì che anche lui stava cercando di fare la stessa cosa con il Signore. La nostra mente non è che una piccola buca con qualche goccia di intelligenza in confronto al mare sconfinato della sapienza divina. Non sarebbe ridicolo che il Dio che ci ha creato dovesse essere come noi? Potremmo avere fiducia in un Dio che non supera la nostra conoscenza, la nostra cultura, la nostra intelligenza? Noi vediamo il bagliore della folgore, ma non riusciamo a spiegare adeguatamente l'elettricità. Perché stupirsi allora se constatiamo l'esistenza di Dio, la Trinità, l'incarnazione, ma non riusciamo a spiegare la natura profonda di questi fenomeni? Non si tratta di arrenderci come sconfitti, ma di inchinarci umilmente dinanzi a colui che è l'alfa e l'omega, il principio e la fine di ogni intelligenza. Cerchiamo piuttosto di conoscere quello che Dio, nella sua infinita misericordia, ha ritenuto opportuno rivelarci di se stesso. I principali attributi di Dio sono i seguenti. Primo, onnipotente. Onnipotente significa che la potenza di Dio è assoluta. La Bibbia dichiara: «Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me?»
Non vi dà un profondo senso di sicurezza sapere che non c'è niente di troppo difficile per il Signore? Non vi infonde serenità il fatto di sapere che Dio può compiere per voi qualunque miracolo? Secondo, onnisciente. Onnisciente significa semplicemente che Dio conosce ogni cosa, anche il futuro. Io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Io annunzio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Non provate un sentimento di sollievo al pensiero che Dio conosce il futuro e che Egli lo ha rivelato per noi in questo magnifico libro che è la Bibbia? Terzo, immutabile. Immutabile vuol dire che Dio non cambia mai, né in meglio né in peggio. Non può cambiare in meglio perché è perfettamente giusto, buono e santo. Non può cambiare in peggio, altrimenti non sarebbe più Dio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio nelle persone del Padre, di Gesù Cristo il Figlio e dello Spirito Santo è immutabile. In questo mondo in balia, mutamenti sempre più frequenti e stravaganti, non è straordinaria la certezza che Dio non cambia? Quarto, onnipresente. Onnipresente significa che Dio è presente contemporaneamente in ogni luogo. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Supponiamo di metterci in comunicazione con Dio per mezzo della preghiera, ma anziché Dio si presenta un suo messaggero, il quale ci dica: no, Dio non ti può ricevere, sai, è fuori sede, si trova in un'altra galassia, in visita presso altri mondi. Se ti va puoi lasciare l'indirizzo, o se vuoi telefonare fra qualche mese. No, non è così che avviene. Dio è sempre vicino a noi, come se fossimo l'unica persona al mondo. Ma qual è il massimo attributo di Dio? Poco fa abbiamo fatto allusione al poeta Leardo Aleardi, il quale in una bella poesia si poneva la fatidica domanda: chi è Dio? Attraverso questa poesia il poeta si rivolge innanzitutto alla natura, la creazione di Dio, e le chiede: che cos'è Dio? E la natura, con i suoi splendidi fiori, i magnifici alberi, i fiumi cristallini, risponde: Dio è bellezza. Poi egli pone la stessa domanda: che cos'è Dio? Al firmamento. E il firmamento, con i suoi astri così ordinati, le innumerevoli stelle così precise e i loro movimenti così cronometricamente regolari, risponde: Dio è ordine. Infine, Aleardo Aleardi chiede: che cos'è Dio? A un bambino. E il bambino, con le grandi pupille che ti fissano calde di affetto, risponde: Dio è amore. Dio è amore. Questa, che è la più straordinaria dichiarazione inerente alla natura di Dio 20 secoli fa, era già stata riportata dall'Apostolo Giovanni. Egli, a una domanda di solo 3 parole, chi è Dio, rispose con 3 parole soltanto: Dio è amore. Ma questa risposta, pur essendo la più semplice, è anche la più esauriente, la più profonda. San Giovanni non dice che Dio ha amore, ma che è amore. Egli è l'essenza stessa e l'origine dell'amore. Quindi Dio è potenza assoluta, cioè non c'è niente che Lui non possa. Sapienza assoluta, cioè non c'è niente che Lui non sappia. Amore assoluto, cioè non c'è nessuno che Lui non ami. E se Dio ha assoluta potenza, assoluta sapienza e assoluto amore, noi possiamo avere in Lui assoluta fiducia. Inoltre, siccome Dio ci ama al massimo, vuole per noi il meglio. Siccome è sapiente al massimo, sa che cosa è meglio per noi. Siccome è potente al massimo, può fare il meglio per noi. Occorre tutta l'eternità per capire chi è Dio, ma solo un attimo per avere fiducia in Lui. Volete concedervi questo attimo? Abbiate fiducia in Dio. Thank you.
In rapporto alla Trinità studieremo tre aspetti: la definizione, la natura e l'ordine gerarchico. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo formano la Divina Trinità. Il termine Trinità è un composto di due parole: tre, che si riferisce al numero delle persone divine, unità, che si riferisce all'unica natura divina. Un po' dovunque nella Bibbia viene affermata la natura trinitaria di Dio, c'è però un testo che in tal senso è magistrale. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. La traduzione letterale di questo testo è la seguente: Yahweh, il nostro Elohim, è Eshad Yahweh. Yahweh è uno dei nomi di Dio e significa l'Eterno. Elohim significa Dio, ma è un plurale. Eshad indica un'unità composita, qualcosa che è singolare e plurale al contempo. Per cui traduciamo il significato ultimo del testo. L'Eterno, il nostro Dio al plurale, è l'unico plurimo eterno. Parafrasando possiamo tradurre: esiste una sola divinità composta da tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un esempio chiarificatore potrebbe essere il seguente: la famiglia del signor Rossi è composta da padre, madre e figlio. I tre hanno nomi diversi, Giuseppe, Maria e Roberto, però hanno lo stesso cognome, Rossi. Allo stesso modo, la famiglia divina è composta da tre persone, nomi diversi, padre, figlio e Spirito Santo, ma stesso cognome, cioè stessa natura divina, Dio. Al punto precedente abbiamo tentato di definirla in termini semplici, ma spiegare la natura profonda di Dio e la Trinità rimane comunque cosa ardua. Solo l'eternità ci aiuterà a comprendere. Per ora dobbiamo riconoscere umilmente i nostri limiti. Alcuni esempi tuttavia ci consentono in parte di capire meglio. Il Padre non è lo Spirito Santo non è il Figlio non è il Padre. Insomma, sono tre persone distinte, però ognuno di essi è Dio. Possiede la natura divina. Hanno un'unica natura divina, ma sono tre persone distinte, come ad esempio il sole è uno, ma si presenta in tre forme: luce, calore, potenza. Così il tempo, passato, presente, futuro, la materia, liquida, solida, gassosa, lo spazio, altezza, lunghezza, larghezza. Le tre persone della Trinità possono anche essere diverse in ruolo e in gerarchia. Il Padre è l'autore della salvezza, Gesù è il mezzo della salvezza, lo Spirito Santo è la guida verso la salvezza, però tutti e tre sono Dio. Il Padre è Dio al di sopra di noi, rappresenta l'ideale da raggiungere. Gesù è Dio con noi, rappresenta la divinità che si identifica con l'umanità. Lo Spirito Santo è Dio in noi e rappresenta la nostra guida. Tutti e tre sono eterni. Tutti e tre creatore. Ecco una delle tante affermazioni della Bibbia che lo dimostrano. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Parlando di sé, Dio utilizza il plurale, indica la partecipazione alla creazione di tutte e tre le persone divine. Ci si potrebbe chiedere: ma come mai Dio non si fa vedere da noi? L'imperatore Traiano un giorno chiese a Giosuè, celebre sacerdote ebraico: dov'è Dio finché io lo possa vedere? È dappertutto. Bene, ma potreste mostrarmelo? No, Dio non può essere visto, proseguì Giosuè. Nessuno sguardo umano potrebbe reggere allo splendore della sua gloria, però se vuoi ti posso mostrare uno dei suoi ambasciatori. Traiano accondiscese e i due uscirono dal palazzo. Era mezzogiorno e il sole splendeva in tutta la sua forza. Giosuè, indicando il disco solare, disse all'imperatore: alza gli occhi e guarda, ecco uno degli ambasciatori di Dio. Ma non posso fissare il sole, esclamò Traiano, la sua luce mi abbaglia. Tu non puoi fissare una delle creature di Dio, concluse il dottore giudeo, e pretenderesti di vedere il creatore? L'uomo perse il privilegio di vedere Dio a causa del suo peccato e tornerà a vederlo quando il peccato non ci sarà più, ma nell'attesa chi o che cosa può rivelarci Dio?
quali sono gli strumenti che ci consentono di conoscere il Creatore, la sua potenza, il suo carattere? Ne esistono tre: la natura, la coscienza e la Bibbia. La bellezza della natura rivela il Dio Creatore. Tuttavia, essendo deturpata dal peccato, la natura è uno strumento insufficiente, seppure utile, per rivelarci Dio. La coscienza ci rivela Dio perché nel profondo di noi stessi sentiamo come la presenza di qualcuno che ci ha creati e ci ama, ma anche la coscienza, spesso diseducata dall'egoismo, dalla vanità e dal vizio, diventa uno strumento limitato. La Bibbia è il mezzo più eccellente fra gli strumenti che ci consentono di conoscere Dio. Perché? In virtù del suo protagonista. Il protagonista della Bibbia è Gesù, e solo Gesù è capace di rivelarci pienamente Dio. Per conoscere Dio, quindi, è indispensabile conoscere Gesù. Chi è Dio? Com'è? A chi assomiglia? Volete la risposta a queste domande? Allora contemplate la vita di Gesù. Eccolo prodigarsi per guarire malati e sofferenti. Ascoltatelo predicare la buona notizia della salvezza. Ammiratelo mentre pronuncia pietoso la frase del perdono: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Immaginate di vederlo intento a nutrire le folle affamate, mentre nel Getsemani prega e suda sangue, quando tende i polsi agli aguzzini, accettando di essere legato come un malfattore, quando avanza sanguinante sotto il peso della croce, quando viene inchiodato sull'inaudito strumento di tortura, quando rifiuta di scendere dalla vergogna del Calvario per non compromettere la salvezza del mondo, perché si ricordava di noi, perché stava morendo al vostro posto, perché voleva concedere a te e a me la vita eterna. Ecco a chi assomiglia Dio. Somiglia a Gesù. E Gesù è venuto per farci conoscere l'immenso amore di Dio Padre nei confronti di ognuno di noi. Ma c'è un problema. Non c'è solo Gesù che vuole farci conoscere Dio, c'è anche un altro. L'uno, Gesù, cerca di mostrarci Dio nella giusta luce, l'altro, Satana, cerca di presentare Dio sotto una falsa luce. Satana addita il male, la sofferenza, la morte, dice: Dio è l'artefice di tutto questo. Ma non è vero. L'autore del male è Satana, non Dio. Quando sentite parlare di terremoti, di delinquenza, di cattiveria, di bambini che muoiono, ricordate, Satana è l'artefice di tanto male. E non di meno egli cerca di addurre la colpa a Dio. Certo, qualcuno potrebbe chiedere: ma perché Dio non impedisce a Satana di compiere questi terribili misfatti? Perché non distrugge il male? Oh sì, Dio distruggerà il male, Satana e tutti i malvagi, però lo farà quando ne avremo visto abbastanza da essere certi che la politica del male è deleteria, quando saremo disgustati dal peccato al punto da non avventurarci più nei suoi oscuri meandri, quando odieremo così tanto la tentazione che non accetteremo di cedere alle sue lusinghe. Allora riceveremo da Dio la vita senza fine e la pace dimorerà per i secoli infiniti. Certo, nell'attesa il male fa parte temporaneamente della condizione drammatica dell'umanità, ma quando contempliamo una croce lassù sulla collina del Golgota, allora scopriamo che esiste qualcuno che si prende cura di noi, colui che senza un lamento si lascia accerchiare il capo da una corona di spine, colui che è pronto a sopportare gli scherni più infami, colui che sotto i colpi rabbiosi di un martello sacrilego sente penetrare i chiodi nella carne viva, colui che spira sulla croce dopo aver stipulato lo strano baratto della sua vita con la mia morte. Allora non abbiamo dubbi, è lui che si prende cura di noi. Ecco a chi assomiglia Dio. Thank you.
Io sono nato e cresciuto in una famiglia avventista e quindi sono cresciuto in chiesa come tutti i bambini che nascono avventisti. Ho fatto la mia breve esperienza con la scuola del sabato, con i monitori, con uno studio piuttosto sistematico della Bibbia, ma poi all'età più o meno di 18-20 anni ho attraversato la mia brava crisi mistica. Sarà stata forse colpa di qualche ormone ritardatario che circolava vorticosamente nel mio corpo, ma fatto sta che per un periodo ho un po' abbandonato lo studio della Bibbia e non dimenticherò mai quel giorno in cui ho preso la mia Bibbia, Bibbia che mi era stata regalata il giorno del mio battesimo, e nel guardare la copertina ho visto che era tutta impolverata e istintivamente con il dito ce l'ho passato di sopra. Ebbene, quel segno lasciato dal mio dito sulla polvere mi si è stampato sul corpo, sulla pelle, quasi come una frustata. Da quel momento in poi non ho più permesso alla polvere di depositarsi sulla copertina della mia Bibbia e consiglio a tutti voi di non permettere alla polvere di adagiarsi sulla copertina della Bibbia. Dopo quell'esperienza ho ripreso a leggere, a meditare la scrittura e oggi posso dire di essere un uomo felice, un uomo realizzato, soprattutto grazie a quanto io ho imparato dalla Bibbia, dalla scrittura. Il bisogno di Dio è universale, ma chi è Dio? La natura profonda di Dio è impossibile da comprendere per noi che siamo infinitamente inferiori a Lui. Però sappiamo quello che Dio ci ha rivelato di se stesso, e cioè che Egli è onnipotente, potenza assoluta, è onnisciente, assoluta sapienza, è immutabile, non cambia mai, è onnipresente, può essere dovunque nello stesso istante. Ma sappiamo che Dio è soprattutto amore. E se vogliamo conoscerlo meglio, dobbiamo studiare la vita di Gesù. È Lui che ci rivela Dio con la massima precisione. La rivoluzione francese aveva ghigliottinato tutti i nobili di Francia o, alla meno peggio, li aveva esiliati. Il tempo era passato. Troviamoci in una scuola elementare francese pochi anni più tardi. In una classe, fra tanti alunni, un ragazzetto apparentemente come gli altri. Ma no, era diverso dagli altri. Era serio, garbato, ubbidiente, mai un cenno di stizza, mai impreparato, mai disattento. Un giorno la maestra gli chiese: «Perché sei diverso dai tuoi compagni e ti comporti in modo così sensato?» «Perché mio padre è un principe», rispose, «e prima di essere condotto in esilio mi disse: qualunque cosa fai, qualunque cosa ti accada, ricordati sempre che sei figlio di principe». Cari amici, quel ragazzo era di nobile stirpe, così anche il suo comportamento era nobile. Ma sapete che anche voi siete di nobile stirpe? Voi non siete figli di principe, ma voi stessi siete dei principi, perché siete figli di re, anzi figli del re. Voi siete figli del re dei re, del re dell'universo, il creatore del mondo. Qualunque cosa facciate, qualunque cosa accada, ricordatevi sempre che siete figli di Dio, che Dio vi ama, vi perdona e desidera la vostra salvezza. Un professore, giunto alla fine dell'anno, assegnò il compito per l'esame finale ai suoi allievi. Faceva parte dell'esame la seguente domanda: c'è qualcosa o qualcuno che avete conosciuto durante quest'anno scolastico e che rimarrà impresso nella vostra mente per sempre? Uno studente rispose con due parole soltanto: sì, lei. Evidentemente lo studente stimava profondamente il suo professore. Quando compareremo anche noi davanti a Dio per l'esame finale, certo anche Lui ci porrà una domanda simile. Fra le persone conosciute durante la tua vita, qual è quella che resterà impressa nella tua mente per l'eternità? Potremo anche noi rispondere con due parole? Te, Signore. Questo
è il mio augurio per ciascuno di voi.